Rottura di scatole, buongiorno. La pompa fiamma comincia a fare le bizze. Non so per quale motivo, ma fa un rumore stranissimo. Adesso proverò a revisionarla come ho fatto 12 mesi fa. Fa un rumore stranissimo e non regolare. Non vi è la presenza di acqua, e già la cosa mi dà piacere, vuol dire che se non c'è acqua comunque potrebbe non esserci un grande danno, o comunque magari è semplicemente qualcosa che la occlude, non posso saperlo. Devo però vedere e capire che cosa le sta rompendo le scatole, non lo so, non ne ho la più pallida idea. Non lo so. Devo assolutamente smontare le viti che la tengono. Sì. Questa è attaccata tutto di là. Quindi ci vorrà un cacciavite a stella. Vediamo un pochettino se abbiamo la pompa che fa le bizze oppure se dobbiamo andare a cercare al volo qualcuno che vende pompe per camper. Che arriva la mia gatta a farmi da assistente. Dell'acqua che viene fuori, quindi ci deve essere qualcosa che blocca la pompa. Micia, per favore, amore, tesoro, dai, fa la brava, lasciami lavorare. Non riesco a sentire la testa della vite. C'è un serbatoio d'acqua, amore. Serbatoio d'acqua, amore. Allora, così non va. Mimi? Oh, Mimi? Dai, vieni fuori, amore, su da brava. Mimi, dai da brava amore che devo lavorare, cazzo. Mimi, dai amore, ti prego, su. Amore, non sei un idraulico, piantala. Allora, questo è il nero.
che è attaccato qui. Allora, dimmi tu se hai l'acqua buona lì della bottiglia, no? Devi andare a bere l'acqua di qua. Oh, porco gatto. Allora, facciamo una fotografia. Ditemi voi se deve bere l'acqua così. Amici, è inutile che sbatti la coda in quel modo, ho capito che dissenti da quello che ti dico perché chissà quale motivo hai. Porco cane. Il filo contrassegnato con lo scotch nero, questo vicino al tubo, va sopra. Non sapevo di avere la gatta idraulico. Adesso che lo so, te le faccio sistemare tutte a te le cose, va bene? Allora. Osti. Perché abbiamo spento tutto. Vabbè. Non è meglio l'acqua che ti do io, no, eh? Va bene. Fai un po' come ti pare. Se verrà fuori un bel po' d'acqua, però vabbè, questo è uno straccio che devo lavare, fa niente. Vediamo se possiamo usare l'avvitatore. Sì, possiamo usare l'avvitatore. Ok, dimmi tu se deve bere l'acqua della l'acqua lì che c'è lì. Dimmi tu, ma vi sembra possibile? Vabbè, che voi direte una gatta folle come te, giustamente. Comunque, vabbè. Ok, ci vuole l'avvitatore e devo capire perché fa quel cioc cioc cioc. Dai, poppi, bravo, cazzo. Porca di quella puttana. Nini! Eccoci. Speriamo che sia una soluzione semplice e che non ci siano rotture delle membrane. Ora devo riuscire a mettere i tre bulloncini in un posto dove lei non li mangia. Via questa e via questa, ok. Tutte le viti all'interno del posacenere, in modo che la mia gatta non può fare scempio. Gatta, hai già capito che lì dentro ci sono delle cose che si potrebbero buttare in giro, gatta? Niente da fare, la mia gatta era un meccanico nell'altra vita. Qui potete vedere le membrane di cui vi parlavo prima, con quel movimento a tre. Sembrano integre, le guarnizioni sembrano integre. Su questa parte, all'interno, vi ho montato un motore con una cam. Adesso io andrò a vedere anche questa cam, visto che la revisiono tutta. Adesso sta dando la caccia ai petti rossi. Allora, c'è una sostanza mielosa che non mi piace per niente. Credo che prima di richiudere disinfetterò tutto. Questo corpo è a posto. Mimi, vuoi fare l'idraulico? Eh? Mimi? Mimi Gat?
I meccanici e i manutentori in genere fanno spesso delle foto per rimontare esattamente com'era ogni componente. Molti di voi sicuramente lo sanno già. Mamma, com'era intasata sta pompa. Era intasata di schifezze che non mi piacciono. Ricordo più come ho smontato questo corpo l'altra volta. Forse togliendo questa vite, non so. Questo viene montato con la scritta CE di qua. Pro CE, ok. Non fidatevi mai della vostra memoria, usate le foto. Si è spaccato il cuscinetto, ora devo riuscire a trovare un cuscinetto o una boccola, anche una boccola andrebbe bene, anche se sarebbe molto meglio il suo cuscinetto originale. Messo molto male. La zona della camma ha bisogno del suo cuscinetto, perché qui non credo di riuscire a montare, a meno che io non gli metta sotto quello, ma è un lavoro del cavolo, non. Non so neanche come è montato su quell'alberino il cuscinetto. Anche loro potevano montargli una boccola. Una boccola di quelle dure non avrebbe avuto problemi di sorta. Speriamo di aggiustare questo cuscinetto, se no devo per forza prendermi un'altra pompa e lo devo fare subito, perché stare in camper senza l'acqua è un problema. Se igiene e tutto. Allora, mettiamo via le sferette. Questo è il corpo esterno del cuscinetto. Mannaggia, che sfortuna. Vabbè, sono cose che capitano. Tutto è risolvibile. Tutto quanto è risolvibile. Ok. Eh sì. La gabbia, si è proprio mangiata la gabbia del cuscinetto che tiene le sfere. Porco cane. Il mio gatto non perde occasione di tenermi compagnia. Problema, camper job, problema, problema, problema. Oh, che palle. È andata in pezzi la gabbia. Si è spezzata proprio tutta. Vediamo un po'.
Cavolo, com'è complesso. C'è una parte di questi gommotti che si è spezzata ed è rimasta qui, la parte che tiene la filettatura. Aia, sento puzza di pompa nuova. E lo dico spassionatamente. Ho smontato la pompa, ma il cuscinetto era andato. Signora Paola di Fustinoni Sport. 56 euro. Ha tutto, ha dentro tutto. La dimensione è sempre quella. Unboxing. Mio primo unboxing che non mi piacciono, però lo devo fare. Unboxing di che cosa? Unboxing di una pompa Dynatec pagata 56 euro, comprata al volo perché oggi qui ci sono i suoi componenti, il filtro, tutto quanto. Sì, sono gli stessi componenti di quell'altra, quindi sarà perfettamente compatibile. Scatola, cartone, altro cartone, pompa, un filo rosso e un filo nero, fine della storia, niente di più. A posto. Già cablati nel giusto modo, la pompa ha un bel motoraccio grosso, 12 volt, 5 ampere, 1.5, quindi è una pressione più alta. Qui abbiamo i tappi, ora li svitiamo. Senza pompa in camper non ci puoi stare. Mimi, vieni. Due tappi per la Mimi. Ecco lei su. Mimi, il tappo, Mimi. E lei si diverte con i tappi. Io intanto metto a posto la pompa, perché sennò sono nella M. Merda. Beh. Ok. Niente di più semplice. La vecchia è già tolta. Allora, questo è il filtro. Uno di questi si monta da questa parte. Questa sembra la chiave da 25, ma la chiave non penso che serva più di tanto. Olè. Qui. Ok. Scopriamo questi bei fili. Useremo sicuramente il mammut. Rosso e nero. Qui ci sarà il suo presostato. Ok, allora diamo un'occhiata al libretto di istruzioni in English, perfetto. Specifiche tecniche, disegno esploso, vediamo un po'. Filtro con specola anche qui, come potete vedere, fatto un po' meglio di quell'altro, anzi qualità prezzo mi sa che questa è molto meglio della fiamma. Spezziamo una lancia per questa Dynatec. O Dimatec, no, Dimatec Water Pressure Pump, made in China sarà sicuramente. Comunque, bel motoraccio, bello tosto, un po' più grosso, 1.5 bar, va bene, ok. La specola va dove l'acqua entra, non mi ricordavo più, quindi la freccia va in questo senso. Hanno progettato il filetto molto bene, perché sono arrivato a metterlo parallelo a questo motore, di modo che guardandola quando apri vedi il passaggio dell'acqua, e si è fermato esattamente lì, quindi già questo è un buon segno. Da questa parte ci mettiamo il suo bel portagomma, raccordo con portagomma, senza stringere esageratamente, ma bisogna stringerlo, porti contro e tic, basta, senza esagerare con la coppia. Idem compattate questo. Ok, ritorniamo in questa zona. Adesso arriverà il mio aiuto gatto. Il mio aiuto gatto non si fa mai
aspettare la pompa, la rimonto esattamente dove era. Questo è il tubo dell'aria della trauma. Vediamo un po', vediamo un po'. Allora, i nostri bei cavi elettrici dove sono finiti? La vecchia pompa fiamma purtroppo è deceduta. Wow, 10 volte più silenziosa di quell'altra. Facciamo una prova per vedere. Se va in pressione, bene. Ok, è andata in pressione. Finalmente anch'io posso usare il presostato della pompa, che non ho mai avuto, forse per quello che girava troppo. Vediamo un po', facciamo il collaudo. Questo è lo straccio di prima. Adesso farò un po' le bizze perché deve entrare l'acqua, ci sono le bolle d'aria. Quindi farà sciac, sciac, sciac. E bravo Fustinoni, Mimi, hai visto? Bravo Fustinoni, dai. Una bella recensione ci sta. Onesto, veloce, competente. Ho parlato con due signore. Vi do un bacione, ragazzi, l'acqua è di nuovo presente e la cosa non mi dispiace.